hanno una certa dimensione. Noi ovviamente siamo attrezzati perché abbiamo anche mezzi di piccola dimensione e poi, come in occasioni come questa, se non riusciamo a raggiungere l'edificio direttamente, perché sono degli ostacoli, possono essere degli edifici cospecenti, degli alberi, possono essere delle linee elettriche o altro ancora, abbiamo la possibilità di mettere una scala, di calarci dall'alto e cercare di raggiungere l'edificio, se non è altrimenti raggiungibile. Le criticità nei centri storici ci sono sempre perché ci sono gli spazi angusti, per i parcheggi, per situazioni di questo genere, però noi con i nostri mezzi abbiamo a disposizione anche mezzi piccoli e quindi riusciamo a muoverci comunque in ogni situazione. È chiaro che ci sono lì per tanti mesi, sento che hanno già campionato il problema e quindi nel tempo adotteranno delle misure che saranno utili anche per garantire un soccorso più sollecito alla persona. Chiaramente abbiamo delle limitazioni che possiamo dare e le daremo senza a quello di evitare che ci siano delle zone inaccessibili perché ci sono delle parti di città. Sono delle attenzioni da tenere che sono semplici, ma diciamo che soccorso eventuale non soltanto con l'ambulanza che ha dimensioni più piccole ma anche con mezzi dei vigili del fuoco come la Toscana che stiamo impiegando in questa situazione qui a Tommaso di Viero oggi, che richiede spazi per manovra, per curvatura degli angoli di strada piuttosto che